Primavera dei Teatri chiude la 12ª edizione con grande partecipazione di pubblico e interessanti proposte nell'ambito della drammaturgia contemporanea. Gli ultimi 3 giorni di spettacoli hanno visto in scena artisti di diversa formazione e provenienza, a partire da Roberto Bonaventura, che insieme a Teatro di Messina ha messo in scena Patri Famiglia. I 3 cugini, Angelica, Rino e Nando, si ritrovano dopo molti anni in occasione del funerale del padre di Nando, che, trasferitosi ormai al nord, è freddo e distaccato rispetto agli altri 2 rimasti a Messina. Ben presto la distanza si affievolisce e i 3 rivivono insieme i ricordi dell'infanzia. Ma il presente incombe e il testamento dello zio Pippo cambia il rapporto fra i 3 in modo inaspettato. Annibale Pavone, Angelo Campolo e Adele Tirante sono bravissimi interpreti di questi adulti non cresciuti, con una recitazione a metà tra reale e surreale. Interpretato in dialetto siciliano, il testo di Dario Tomasello dimostra di saper toccare tematiche dolorose con la giusta ironia. Altrettanto interessante è l'anteprima della compagnia Musella Mazzarelli, che ha presentato Crack Machine, Il denaro non esiste, uno spettacolo che prende spunto dalla vicenda di Jérôme Kerviel, per l'occasione Geremia Cervello, un ex trader della Société Générale, accusato di essere l'unico responsabile di un buco di 5 miliardi di euro. Paolo Mazzarelli e Lino Musella sono autori, registi e attori dello splendido lavoro. Il testo incrocia italiano e napoletano, andando a toccare 2 realtà ben distinte che si incontrano e dalle quali emerge la corruzione del mondo finanziario e del sistema bancario. Ai 2 attori va il merito di sapersi destreggiare con 4 personaggi, in un continuo cambio di scena e di ruolo. Incredibile il trasformismo di Musella, che interpreta sia l'amico di cella che l'avvocato di Geremia Cervello. Bellissime le musiche di Click Noise e Kosang, che scandiscono lo spettacolo, da risolvere in alcuni punti, ma decisamente intrigante e originale. La capitale del Burkina Faso. Ouagadougou. La capitale della Liberia. Monrovia. La capitale del Kazakistan. Astana. C'era una volta un paese a forma di scarpa. La capitale della Nuova Zelanda. Wellington. La capitale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi. Ecco, ci sei. Ricordi tutto. Eri fuggito in un luogo poco sicuro. Nessuno va via mai veramente per sempre. Clinicamente morto. Il mio nuovo status su Facebook. Una volta risvegliato. È rianimato, percepisce il tuo corpo. Quello che accade intorno. Stato di premorte. Lo chiamano così in TV. Arresto cardiaco. Nessuna attività cerebrale. Cuore inutile, cervello superfluo. Le ore sulla grande zolla. Ci sei, apri questa cazzo di chat che parliamo. Non basta. Sconvolge il pubblico di Primavera dei Teatri, Grimless, di Ricci Forte. I 2 autori romani partono dai fratelli Grimm per tornare alla fiaba, o a ciò che ne rimane oggi. Non esistono più principi e principesse. La disperata ricerca del mondo delle favole si trasforma in un blob vitale che ingloba nel suo crudo scorrere un piccolo frammento di storia, anche solo un C'era una volta. Decisamente irriverente, la messa in scena, lo spregiudicato uso del corpo e della parola dividono il pubblico e aprono il dibattito. Quel che è certo è che l'energia propulsiva di questo lavoro, e più in generale della poetica iperbolica del duo, lascia il segno in un festival che da sempre è votato ai nuovi linguaggi e che lavora da anni per aprire nuovi orizzonti al panorama teatrale calabrese.